partiamo con la presentazione e la preparazione di due piatti toscani. Il primo è la garmugia lucchese, un piatto antichissimo ed era considerato un piatto pasquale. Iniziamo con il rosolare il cipollotto fresco. Appena il nostro cipollotto è ben dorato, aggiungiamo la carne trita. Si gira bene fino ad avere una bella trita cotta senza avere quelle polpettine che si possono formare. A questo punto sfumiamo con del vino bianco. Facciamo evaporare bene la parte alcolica. Cominciamo ad aggiungere le verdure appunto di stagione, perché abbiamo asparagi, carciofi e pisellini che abbiamo precedentemente sgranato. Facciamo rosolare per qualche minuto. Aggiungiamo i pisellini freschi. Aggiungiamo brodo di carne. Dopo aver aggiunto brodo di carne, dobbiamo attendere la cottura. 30-40 minuti da quando prendere il bollore. Abbassiamo la fiamma e facciamo cuocere. Sentiamola un po'. Questa è la ricetta . Iniziamo a preparare il nostro invece farrotto primaverile con le verdure. Mettiamo la nostra pentola sul fuoco, aggiungiamo olio extravergine d'oliva. Appena l'olio è caldo, aggiungiamo il porro tagliato a rondelline. Dopo aver rosolato il nostro porro, aggiungiamo il farro precedentemente ammollato. Sfumiamo con del vino bianco. Nel frattempo abbiamo tagliato le nostre verdure, carote, zucchine e melanzane a dadini. Aggiungiamo del brodo vegetale. Siamo arrivati a fine cottura del farrotto. Mantechiamo con parmigiano grattugiato. L'assaggio è pronto. Buon appetito a tutti. Buono, buonissimo.